Ciao a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo. Natural Bridge, ecco dove siamo oggi. Che è una sezione dello Springbrook National Park e è una riserva naturale all'interno del National Park, che è già di suo una riserva naturale. Ok, sì. È un sottoinsieme di un insieme. Praticamente siamo tornati giù da Brisbane, nell'entroterra della Gold Coast. Eravamo stati al Lamington National Park, che è qui vicino. Se non avete visto il video, tra di noi c'è il link. Ora siamo allo Springbrook, che è un po' più a ovest. Perché siamo tornati giù fino a qui, un'ora e mezza di macchina? Allora, tanto per cominciare, perché anche dalla Gold Coast, stranamente, è un'ora e mezza di macchina. Esatto. E quindi non c'è molta differenza. E poi perché questo posto è un patrimonio UNESCO. E basta parlare. Vediamo perché. Vediamo. Vediamo, andiamo. Che dice? Allora, microfono. Praticamente il circuito è di 1 chilometro, occupa più o meno 1 ora di tempo e bisogna stare assolutamente sul percorso, non si può entrare all'interno dell'area del percorso, non si può uscire dal percorso, insomma. Questo un po' per non rovinare l'ambiente, che è molto delicato, e un po' perché si sono verificati negli anni passati diversi incidenti e c'è anche della gente che è annegata nel creek. Cos'è creek? Torrente? No, torrente. Volevo far vedere quest'albero, guarda che bello. Adesso praticamente entriamo nel circuito e vi facciamo vedere, come al solito, qualcosa di carino lungo la strada. Quest'albero è fantastico. Ma che figa sta liana! In realtà sta iniziando un po' a piovigginare. Siamo stati abbastanza sfortunati perché sono tipo 3 settimane che non fa né nuvolo né pioggia, e invece questa notte ha piovuto un pochino. E vabbè, sarà un po' di umidità, ma vabbè, sono cascate quindi sono bagnate anche loro. O sbaglio? Infatti stiamo andando a vedere delle cascate, ancora non l'avevamo detto. Ah, è vero, è vero. Il soggetto principale. E qua un altro albero ricoperto dal fico. Strangolatore. Se non avete mai visto degli altri nostri video in cui parliamo dei fichi strangolatori, praticamente loro, il vento fa depositare i semi del fico strangolatore su altri alberi, e solo su altri alberi loro germogliano, e poi piano piano scendono sia verso il basso che verso l'alto, fino con le radici a raggiungere il terreno, circondando l'albero ospite. E infatti questo albero qui sarà destinato a morire. Addirittura viene strangolato. Sì, ecco perché è strangolatore. Addirittura pian piano poi si sgretola e scompare proprio, nel senso che rimane, appunto, era nel Lamington che abbiamo visto. Sì. Andate a vedere il video del Lamington se non l'avete visto, e rimane proprio il buco all'interno del fico strangolatore, bellissimo. Guardate qua che bello. Eccoci qua, questo è il nostro punto d'arrivo. In realtà molto probabilmente adesso si può andare un po' più dentro. Praticamente la cascata entra in quella grotta dall'alto, c'è un buco in alto, entra la grotta, poi figo. Andiamo a vederlo meglio. Qua, questa era la cascata, fateci sapere se conoscete dei posti così belli,
Onestamente è uno dei più belli che abbiamo mai visto qui in Australia. È sì, assolutamente è fantastico. Bello. Inoltre dovrebbero vivere glowworms, che vi abbiamo già fatto vedere. In Tasmania. Ma qui non si vedono di giorno perché la cascata comunque è aperta e molto luminosa, quindi bisogna tornare di notte. Torneremo più tardi, quando sarà buio, con la torcia e speriamo di vederli, anche perché sono più numerosi d'estate e adesso qui è luglio. È luglio e siamo in pieno inverno. E inoltre, se venite qui d'estate, c'è la possibilità di vedere anche i funghi luminosi, così sì. C'è scritto sui cartelli all'ingresso. Quindi magari sì. Che sono... Peccato, cioè, sarebbe dire. Stato fantastico. Quindi magari voi venite d'estate e mandateci qualche foto sui dei funghi luminescenti. E anche dei vermi se non riusciamo a vederli. Esatto. Comunque ci vediamo tra poco per i vermi luminosi, così vediamo insieme se esistono per davvero. Nel frattempo finiamo la camminata. Guarda quando si butta nella cascata. Comunque non l'abbiamo detto, ma visto che non si può uscire dal sentiero, chiaramente non si può neanche fare il bagno nel laghetto qui sotto la cascata, sempre per proteggere il glowworm, l'ambiente e perché c'è molta gente facendo il bagno lì dentro. Ok, quindi non buttatevi, questo. Ok, siamo arrivati, abbiamo finito il circuito. Bene. Bene. Ci rivediamo tra poco quando cala la notte. Adesso saremo un po' nel van a cazzeggiare. E ci vediamo al calare della notte alla ricerca dei glowworms. Sperando di trovarli. Sì. Ciao. Anzi. Transizione alla Human Safari. Adesso mi prende bene sta cosa. Eccoci qua. È scesa la notte, in realtà sono le 6 di sera. E, siamo pronti a partire, adesso ci portiamo la torcia e facciamo così, vi facciamo solo vedere delle foto se riusciamo a farla questi glowworms, perché sappiamo già che i video non verrà praticamente nulla e, quindi ecco le foto dei glowworms. Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Bellissimi. Stupendo. Quando si entra nella grotta è magico e se siete in gruppi o anche solo in due, mandate qualcuno a illuminare la cascata da sopra, nel punto che vi abbiamo fatto vedere oggi, perché quando si illumina la cascata da sopra con tutti i glowworms intorno è una meraviglia, è magico. Veramente bello, rientra sicuramente nella top 10 Australia. Fateci sapere voi cosa ne pensate, se anche per voi è veramente così bello, soprattutto se ci siete stati, se conoscevate questo posto. E grazie di aver guardato il video, ci vediamo al prossimo dall'Australia.